La prima volta che avete sentito questa canzone era all'interno della mezz'ora che sta per cominciare. Va detto, gli War Republic, la canzone si chiama I Lived, le 11.36, sconvolgimento totale della scaletta. Aldo Rocca ha ordinato a Nicola di leggere una cosa prima della sigla. Ma presigla, una presigla. Bene. Vai Nicola, siamo nel 1968, anno mitico. Non spiegare mai quello che stai facendo. Si perde un sacco di tempo e raramente si riesce a farlo capire. Faglielo vedere con l'azione. E se non lo capiscono, mandali a fanculo. Forse li aggangerai con la prossima mossa. La prossima mossa, uomo, andiamo. Poi resista. Da che libro è tratta quella bella citazione? Dopo. Sì, è un libro sul 68, questo anno. Si intitola 1968, è di Mark Kurlansky. Sì, molto Oscar bello. Mondadori. Sì, è molto bello. Mi è venuto in mente perché dopo metteremo un pezzo del 68 che sembra veramente attuale. Allora era un anno particolare, era l'anno. Iniziava con un lunedì e finiva con la caduta di Nixon, se non sbaglio, quell'anno, e in mezzo ci sono state tante cose fantastiche. Sicuramente c'è stato anche questo primo modo di affrontare la vita in maniera meditativa. Lì si sono resi conto che lo stress, quello che noi stiamo vivendo tutti i giorni in maniera costante, perché ormai lo stress, la mancanza di tempo, quello che leggiamo sui giornali, è qualcosa che veramente condiziona la nostra vita. È un condizionamento psicologico, però diventa un condizionamento anche nella vita di tutti i giorni. Quindi noi dobbiamo affrontare questo stress e cercare, settimana scorsa dicevo di dobbiamo rinforzarci, però dobbiamo renderci conto che noi viviamo in pratica in contatto con la catastrofe. Qualsiasi cosa è una catastrofe, ok? Ma noi non dobbiamo fuggire da questa catastrofe, la dobbiamo... Cioè siamo in contatto con una catastrofe che sta per accadere o è già accaduta? No, la catastrofe... La catastrofe è il mondo in cui viviamo. È il mondo in cui viviamo, cioè la catastrofe... c'è una bellissima citazione nel film di Zorba il Greco, dove Anthony Quinn a un certo punto dice... Anzi no, l'inglese è la storia di questo inglese che va a Creta. Tipo lancia sigle come un direttore d'orchestra. No, c'è questo inglese che va a Creta e lì incontra questo Zorba, Anthony Quinn. Mm-hmm. E a un certo punto l'inglese vede questo uomo veramente libero, un uomo svincolato da tutto, che affronta la vita in maniera così, forse anche spensierata e un po' folle. E gli dice questo: Zorba, sei mai stato sposato? Zorba gli dice: non sono forse un uomo? Certo che sono stato sposato. Moglie, casa, figli, tutto quanto. L'intera catastrofe. Ecco cos'è l'intera catastrofe, la vita di tutti i giorni. Ma tu devi affrontarla questa e danzare. Cioè devi danzare, devi abbracciarla e cercare di superare questa catastrofe, che fondamentalmente è dentro di te. Quindi devi cercare di liberarti. Con che cosa? A volte anche, non lo so, col silenzio. A volte con rifiutare di fare determinate cose. A volte con la presa di coscienza. A volte anche con una bella canzone. E questa è una bella canzone, uomo. Bisognerebbe vivere la vita così. Ride My Sea Soul. The Moody Blues. Questa era la musica di una famosa pubblicità tanti anni fa. Ride My Sea Soul, The Moody Blues, una canzone di molti anni fa, sulla DJ, un'atmosfera musicale bellissima, canzone che qualcuno ricorderà perché era la musica di uno spot pubblicitario di una marca di whisky, giusto? Ah, vero? Personal J&B. Roba di bianco e nero? Carosello, 72, bianco e nero, sì. Nettamente. Allora, ritorno al concetto di catastrofe, che in pratica... Mi hai guardato il giro vita? No, vabbè, battuta, fortemente autironica. Hai ragione, una delle catastrofi della vita
volta è guardarsi allo specchio e dire sì, sono troppo bassi, sì, sono sì, troppo alti, sì, mi cadono, sono troppo grasso, mi sono troppo cose, magro, cioè questo che non funziona, quest'altro non va, cioè questo, non più, questo so, e questa è la catastrofe. Allora, adesso vi insegno. Ci sono sette modi, sette pilastri per affrontare questa catastrofe tutti i giorni. Le fondamenta, Le fondamenta per scoprire la parte più umana che abbiamo noi dentro. Primo è la consapevolezza. Quindi la consapevolezza è vivere il momento per momento. Cosa vuol dire? C'è una situazione difficile, ma tra un po' passa. Prima non c'era, capisci? Questo è il momento per momento. Il non giudizio, ecco, una cosa che io evito, perché è l'impero del male, è il mi piace non mi piace. Cioè, quello lì è il giudizio. Quella è la cosa peggiore che voi potete... Certo. Questo vi condiziona, sì, perché certo, vi condiziona, certo, dover dare un giudizio. Questa è un'altra cosa da evitare. Noi viviamo così, Aldo, però sì, sono d'accordo. Sì, sì, la pazienza. È troppo assoluto il mi piace o non mi piace. Sì, la pazienza. La pazienza cos'è? Cioè, c'è una farfalla che deve nascere dalla crisalide e tu la vuoi aiutare. No, devi aspettare. Ci vuole il suo tempo. Ci vuole il suo tempo. Per le cose ci vuole il suo tempo. Come col tempo. Ok, la mente del principiante. Io sono un principiante. Tutte le volte che vengo qui a Radio DJ... Impari qualcosa. Impari qualcosa. Ah, certo. È come se fosse la prima volta. Alla pazienza, come con il tuo tallone. Ci vuole pazienza. Tu non ti devi avvilire. Ci vuole pazienza. Questo è il suo tempo, punto. Questo è zen, cioè guardare le cose come se fosse la prima volta. Avere quello sguardo lì è fantastico. Questa è un'altra cosa che dovete avere. Che ci insegna. Lo stupore, no? Tutti i nostri bambini, i maestri. Io più vado avanti, più penso che siano maestri. Okay. Poi la fiducia. Alunni. Quando ti dico, ti fidi di me? No. E invece no. Tu diventi dell'esperienza. Io sono uno che realmente tende a fidarsi delle persone. Che mai? Ok, allora rientri perché segui le tue intuizioni. Oh. Quindi è giusto. A volte bisogna seguire la propria autorità. Questa è l'intuizione. Quindi è giusto, però bisogna, come si dice, bisogna praticare questa consapevolezza. Cioè, prima o poi non puoi vivere sempre pensando che ti vogliono fregare, eccetera. Quindi anche per diventare essere se stessi, capito? Per diventare se stessi bisogna avere un po' di fiducia. Poi un'altra cosa è non cercare a tutti i costi dei risultati. È come quando dici voglio la fidanzata a tutti i costi, voglio quello a tutti i costi. Sei più esposto ai fallimenti così. Però sai qual è la regola per ottenere risultati? È quella di non cercare di ottenere risultati. Davvero, è questa. Chiaro. Questo è l'altra cosa. Per fare mezzo punto in più di scelta allora, domenica, cioè come non cercare di fare. L'accettazione, ok. Orietta Berti, non venire domenica. L'accettazione vuol dire ora, in questo momento, se tu devi fare una cosa, ora, l'ora, cioè la consapevolezza. E poi. Ma non erano sette. Sì, quanti ne ho detti? 70. Ok, dico l'ultimo. Però sono belli, eh. Lasciarsi andare. Cioè, adesso, ti faccio un esempio. Beh, ma lì non sei il più sciolto del mondo. Che sto migliorando. Dai. Non devi trattenere è l'opposto di lasciare andare. Sai che gli indiani cosa fanno per catturare una scimmia? Allora, ti spiego. Noi a volte siamo come le scimmie, no? Allora, fanno un buco nella noce di cocco. Ok? E poi ci mettono una banana dentro, poi fanno altri due buchini piccoli, ci fanno passare una corda e legano la corda a una palma, ok? La scimmia infila la mano. Ma non le esce più. No, ti spiego. Se vuole tirare fuori la mano, deve lasciare il pugno. Hai capito? Ah, certo. E la scimmia non la lascia. Perché vuole la banana. Vuole la banana. Ecco, noi dobbiamo imparare dalle scimmie. Lasciamo la banana. Lasciamoci andare e lasciamo la banana. Non ho capito questo. Però adesso... Lei infila la manina, sì, potrebbe anche uscire. Il pugno non esce. Ma metafora non il pugno. Senti, fammi un favore. Dammi un pugno. La metafora è che ogni tanto devi anche rinunciare a prendere qualcosa. Se anche non te la porti a casa... Ti devi lasciare andare, uomo. Devi imparare questo dalla vita.
chiama Joel John, lui la canzone si chiama Dart, che significa freccia, freccia fondamentalmente. Freccia, o meglio, dardo. È andata veloce come una freccia. Sì, sì. Stata su 1:20. Hai visto che aveva delle assonanze con la musica degli anni 60, con la musica precedente, eppure sono più di 50. Beh, ma c'è un ritorno a quel tipo di sonorità, nettamente. Siamo alla fine, due cose che vanno ricordate, poi c'è come sempre la chiusura più romantica di Aldo stesso. Domenica sera c'è a mezzanotte The Book is on the Table, il meraviglioso programma. Sarà The Book is on the Radio? The Book is on the Radio, a me piace dire The Book is on the Table. Cioè, mi piace, in realtà mi scappa tutte le volte. Se devi dire tutti i venerdì, qua. The Book is on the Radio, mezz'ora insieme con Aldo Rocchi, mezz'ora musicata da DJ Aladdin. Che gode di una promozione spropositata. Comunque, è un programma da riascoltare, secondo te? Da ascoltare in diretta, da riascoltare in riunione. Ho capito una cosa, è meglio ascoltarlo in diretta, perché nel podcast non ascolti tutte le canzoni. Certo. La cosa più bella di quel sono veramente le canzoni. Le canzoni sono bellissime. Qual è il libro di questa domenica? Il richiamo della foresta. È una cosa veramente una cosa struggente, una cosa bellissima. È un libro che secondo me bisognerebbe leggere in scuola. A scuola bisognerebbe leggerlo, ma leggerlo da bambini, da ragazzi e poi anche da adulti. L'altra cosa importante è che domani sera al Teatro Manzone di Milano c'è la terza edizione del Galà del Triathlon, praticamente una serata in cui l'amico Daddo Nardone premia le eccellenze di quest'ultima stagione italiana e non soltanto. Il triathlon è una bella serata se siete appassionati di questo. Il triathlon è veramente una forma per cercare questa consapevolezza, per cercare, come si dice, del qui e ora. Il triathlon è un modo veramente per percorrere una strada. Ecco, ve lo dico perché si può partecipare pur non essendo praticanti. La presenti tu? L'ho presentata lo scorso anno e 2 anni fa. Quest'anno sto seduto a guardare. Beh, posso dire una cosa sul triathlon? Il triathlon ti insegna che l'uomo può fare quello che non può immaginare. Ok? Il triathlon, soprattutto la distanza Ironman, ti insegna questo, cioè una cosa che tu non ti immagini di fare, ma la puoi fare. Ecco, questo è l'insegnamento del triathlon. Chiudiamo con una bella poesia. Dire che Linus mi ha portato col ragionamento, perché io ho un'idea del triathlon di una cosa impossibile. Invece col ragionamento l'altro giorno mi ha portato, dico delle cose serie, a capire che per fare una maratona, uno come me, per esempio, ci impiega 4 ore. Per fare un triathlon, come si chiama? Sprint olimpico, quello classico, ecco. Abbiamo fatto 2 conti e ci si impiega, diciamo, 3 ore e mezzo, 3 ore. Tu lo puoi fare, secondo me, tranquillamente in 3 ore. Ok, maratona, facendo 3 cose diverse che quindi sono meno traumatiche sul tuo corpo. La cosa più bella al mondo non è non aver nulla da fare, ok? Ma è aver qualcosa da fare e non farla. Ok, questa poesia rappresenta questo. In silenzio, restate in silenzio. Va bene, capo. Okay. Ora conteremo fino a 12 e tutti resteremo fermi. Una volta tanto sulla faccia della terra non parliamo in nessuna lingua. Fermiamoci un istante e non gesticoliamo tanto. Che strano momento sarebbe senza trambusto, senza motori. Tutti ci troveremmo assieme in un'improvvisa stravaganza. Nel mare freddo il pescatore non attenderebbe alle balene e l'uomo non raccoglie il sale, non guarderebbe le sue mani offese. Coloro che preparano nuove guerre, col gas, guerre col fuoco, vittorie senza sopravvissuti, indosserebbero vesti pulite per camminare coi loro fratelli nell'ombra, senza fare nulla. Ciò che desidero non va confuso con una totale inattività. È della vita che si tratta, uomo. Se non fossimo così votati a tenere la nostra vita in moto e per una volta tanto non facessimo nulla, forse un immenso silenzio interromperebbe la tristezza di non riuscire mai a capirci e di minacciarci con la morte. Forse la terra ci può insegnare come quando tutto d'inverno sembra morto e dopo si dimostra vivo. Ora conterò fino a 12 e voi starete zitti e io andrò via finalmente. L'avevi fatta quasi bene. Dai, per chiudere una puntualizzazione, se andate a risentire sul sito di Radio DJ il programma The Book is on the Radio, lo trovate tutto intero con le canzoni. Ah sì, okay. Perfetto. Fatto bene. Tutto. Abbiamo finito, buon weekend. Fine settimana. Correte, pedalate e nuotate. Bravissimo. Andate al Gala del Triathlon.